Sorgerà un polo dello sport al posto dell'ex zuccherificio di via Erasmo Piaggio a Chieti che vediamo durante la demolizione nel video che ha fatto il giro dei social. Per la storica fabbrica chiusa nel 1974 si aprono molte prospettive. Tra le possibili proposte che riguardano 17 ettari di terreno su cui sorgeva l'edificio di proprietà della Alitec del gruppo Toto, c'è il progetto denominato Mall of Sport, che prevede la realizzazione di strutture sportive per diverse discipline, negozi, servizi e anche ambulatori medici a supporto. Sul progetto ascoltiamo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, già assessore alle attività produttive Mauro Febbo e il sindaco Diego Ferrara. L'abbattimento dell'ex zuccherificio rientri in quella che è l'attività di messa in sicurezza e anche di decoro dell'intera area. Se poi l'imprenditore abbia ripreso quello che era un progetto che mi è stato presentato diversi mesi fa, che riguarda la realizzazione di un complesso sportivo molto importante, con tanti impianti, con diverse specialità, soprattutto arricchito da un bel complesso di ristorazione e di ospitalità, ma soprattutto anche grazie alla presenza di un accordo di programma tra il CONI e la nostra facoltà di attività motorie, credo che sia molto interessante. D'altronde quel territorio gestito come area consortile dal consorzio del Val Pescara sotto le linee programmatiche della direzione sviluppo economico della regione Abruzzo è interessata da diversi investimenti. In quel colloquio l'unica perplessità che ho mostrato, su cui la regione Abruzzo darà un parere contrario, è quella della realizzazione di attività commerciali vicinato per diverse centinaia, migliaia di metri quadrati. Su questo noi non siamo d'accordo. Siamo ancora nella fase di un business plan, per cui c'è anche tempo per riflettere, ma sicuramente insieme con la famiglia Toto, con la provincia, con la regione, faremo un qualcosa di importante e di utile per la cittadinanza. Oltre al mantenimento, recupero di zone verdi, quindi da un punto di vista ambientale assai vantaggioso, anche diverse centinaia di posti di lavoro. Quindi io penso che Chieti potrà avere grande giovamento da questo progetto. Io spero solo che venga portata a termine almeno nell'arco di un paio d'anni.